Ragazzi, benvenuti nel video acquisti di questi ultimi mesi, sì, mesetti. Allora, vi voglio far vedere quello che ho acquistato. Non sarà un video dove faccio vedere solo una tipologia come ho fatto stavolta, che erano solo Play 2, solo Play 3, bla bla bla. Vi faccio vedere tutto. Rifai la movenza. Ora iniziamo dai più vecchi, la Play 1, dai. Fai una Allora, ho pausa. trovato dal GameStop, non in condizione da fare. Però vabbè, a 25 centesimi un 4 giochi, anche se devo dire che la prossima volta, non so quando, farò vedere tutti i miei giochi dalla Play 1, perché 50 o 60 giochi li ho presi tutti dalla GameStop, che costavano tutti 25 centesimi. Quindi ce n'ho un po' da. Però sono lì. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, Ninja Shadow of Darkness. C'è anche scritto 25 centesimi. Beh. 25 centesimi. Ovviamente, poverino, è morto. Però i Beh. giochi, dai. Il gioco non c'ha un grafico né nulla. No, no, i giochi, bene o male, non sono conciati malissimo. Questo è quello conciato meglio, che è Darkstalkers 3. 25 centesimi. Quello conciato meglio. Non ha libricino, però. Vabbè. Ripeto. Già trovare il GameStop a 25 centesimi. Harry Potter senza il coso davanti, Ma con vabbè. scontrino Ma con lo fiscale. scontrino. Vabbè, ragazzi, io, insomma. Harry Potter 1. In tutta la sua nudità. Vabbè, oh, però l'ho finito ieri. È bello Adesso con tutti i suoi salti che fa. che arrivo a te troppo bello. E Harry Potter 2. Cioè, io questi qua li volevo comunque. Che non sono perfetti, vabbè, però io li volevo. E sono contentissimo che li ho trovati. 25 centesimi. Questo ha il libretto. Non ha il coso davanti, ma ha il libretto. Due giochi da bestemmia, Harry Potter 1 e 2. Una bestemmia power. Altro che, ma Harry Potter è un gioco da bambino. Sì. Questi sono i giochi a Play 1, anche se, ripeto, ce ne avrei da mostrarvi almeno 50-60 nuovi. Poi. Allora, Play 1, adesso andiamo sempre in ordine. Play 2, Play 2! Ragazzi, Fanne io uno per volta. ne trovo sempre un miliardino di rarezze. Allora, Ark the Lad, il tramonto degli spiriti. Play 2. Sì, che ti piace da morire. L'ho completato al 100% con 256 ore. Bravo. Non Merdone! avevo una vita da Questo. bambino. Vabbè, neanche io ce l'avevo. Yeah! Adesso questi giochi, prima che io inizi a giocarli, almeno uno, se ciao. Ark the Lad. Poi, Knight of Temple 2, che sarebbe il papà di Demon Soul. Un attimo, hack and slash medievale, molto bello. Oh, dove scappi, stronzo? Aiuto. Abbiamo trovato a quanto? 9 euro. Quasi tutto perfetto Allora, in ah sì, italiano. giustamente devo dire prezzi. 9 euro. 9 euro. 5 euro. Ace Combat Distant Thunder. C'è anche questo. Osserva i cieli. Wow, ragazzi. Cos'è l'Oculus Rift dei poveri? Della PlayStation 2. Bello, figa, fanculo. Me lo No, 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 comprerei. scusami, riapri che c'è qualcosina che hai perso. Come? No, è vero, ragazzi! Vampire Knight! Ricarica, 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 Che ricarica, ricarica, ricarica. doppiaggio di... Dio buono che doppiaggio. In italiano è qualcosa di. Vabbè. Dovremmo registrarlo quella Poi, roba. Ace Combat, Squadron Leader, questo l'ho pagato, aspettate che se c'è ancora. No, avrei pagato 12 euro.
Eccolo qua. Questi non al GameStop, questi del questi due Ace Combat. Li ho presi in un negozio di videogiochi rari e tutte queste cose qua. Altro Ace Combat, questo l'ho pagato 20 euro al GameStop perché è rarissimo. Però non al libretto. Vabbè. Eccolo qua. Sì, voi direte perché ti stai muovendo? Sì, devo muovermi perché il video precedente è durato 43 minuti. Direi che questo. Basta che vedete i giochi, no? Clonoa 2 è un altro gioco bestemmia. Very bestemmia. Senza libretto. Massimo, un altro gioco bestemmia ai livelli che non c'è parole. Io però l'ho finito alla facciaccia tua. È una facciaccia tua. Era un nerd da bambino, lo so, non è che adesso sia diversa la cosa. È totalmente doppiato in italiano, soprattutto. Già. Death by Degrees, un altro gioco mi pare preso a 5 euro o 9, non me lo ricordo questo. Ah, questo qua l'ho preso al GameStop a 9 euro e questo al GameStop a 9 euro. Scusate, Death questo by non me lo ricordo. degrees, ti ricordo. Io porgiolo. Death by Degrees, il gioco di Nina Williams di Tekken. Librettino, dove qui Nina fa il culo in tutti i sensi, è un troppo bella Nina. È il mio personaggio preferito di Con la Tekken. pubblicità di Tekken dietro, dove c'è da Sì, notare. esatto. Tekken 5. Sì, c'era la demo dentro di Tekken 5. Guardate che bello. Vedete? Include i nuovi. Ah no, i nuovi trailer di Tekken 5. Bellissimo. Poi un gioco che, vabbè, oh, io a me piacciono, è Sea Monsters Prehistoric Adventure. A me, sinceramente, questi giochi dove devi usare mostri, Fatto robe dalla giù. National Geographic. Esatto, mi piacciono. Quindi ognuno ha i suoi gusti, giustamente. Qua c'è anche il coso. Questo l'ho pagato anche questo. No, questo è 5 euro al GameStop. Qua c'è lo scontrino. Vediamo un po'. Adesso vi dirò. Allora. Ah no, Ark l'ho pagato 5 euro, ragazzi. Scusate. Clonoa 9 euro. Ace Combat 18 euro. Sea Monster 7 euro. Ok, ho gli scontrini che mi dicono la verità. E questo è Sea Monsters, comunque, è un gioco che, vabbè, ovviamente non è che deve piacere a tutti, è un gioco che a me è piaciuto moltissimo. E me lo sono pigliato. Poi, un gioco che mi ha fregato, mamma qua, Contra Shattered Soldier. Questo ho pagato 5 euro al GameStop. Sì, io trovo delle robe al GameStop che sono Il assurde. prossimo mi vergogno un attimo a doverlo mostrare per quello che c'è scritto sopra. E vabbè, fa niente. Dusk Chronicle, destinato al Destinato al noleggio, noleggio. ma. Quello serve, si vede che è un sottotitolo. Ma a me me ne sbatto altamente perché l'importante è che c'è il Giro di gioco, sì. Proprio purtroppo. è la copia fregata a Blockbuster quella. Esatto, ma noi ce ne sbattiamo altamente il cazzo perché l'importante è che c'è il gioco e basta. 9 euro comunque. Già trovare Dark Chronicles, il gioco e basta, costa l'ira di due. A me sinceramente non me ne sbatto. Su tanti aspetti io uno si deve risparmiare. 9 euro. Per me è anche una copia tipo in Super Mega Limited perché c'è scritto destinato al noleggio. Dark Cloud, 20 euro, barra 17, no, 17 con la schedina, quindi 17 euro Dark Cloud. Al GameStop sempre. Questo qua è originale, basta. L'unica cosa che non ha è il libretto. Vedete? 18 euro, ecco. In questo Dark Cloud. Io un GameStop ho dovuto fare a botte per averlo. Letteralmente. Shadow Hearts 9 euro al GameStop. Ma sbaglio, quella sembra Sara di Final Fantasy XIII. Stavo dicendo, ma che cazzo vuoi da me? No, da te. E questa qua il librettone enorme che c'erano. 9 Perlomeno euro comunque non quindi sta a somiglia a posto. Vanilla. Scusatemi, eh. Un attimo, datemi la gente. Vedete, 9 euro. Sì, non dico 10 euro perché io comunque l'ho pagato 9 euro con la schedina. Anzi, forse meno.
Vero. Poi finalmente si è abbassato di prezzo e sono potuto prendermelo. Dear Josh of Cerberus Final Fantasy VII, Dire finalmente. of Cerberus. Ammazzati. Finalmente sono potuto prenderlo che è costato cos'è? 9 euro? No, 7 euro al posto di 19 o 25 che c'era al GameStop, l'ho trovata a 9 euro. O 7, mica. In perfette condizioni, per di più, quindi non c'è altro. Meglio di così. Con la pubblicità di Kingdom Hearts 2 E Dragon e Quest. Dragon Quest. Alai! Poi Ghost Vibration, che anche questo finalmente ho trovato a 5 euro, costava sempre 10 euro, sempre 10 euro, sempre 10 euro. Che palle, l'ho trovato a 5 euro, così almeno ho completato più o meno tutti i giochi horror, chiamali così, che c'è nella Play 2. E l'ultimo a 10 euro barra 9 euro che c'è anche scritto usato Atelier Iris. Action RPG fatto dalla Koei. Koei. PlayStation 2 fatti. Ripeto, scusate se vado veloce, ma mi fa male la schiena. Ecco. Scusa è? Non lo so. Poi, andando in giro per il GameStop, io sempre fortuna, mi sono beccata l'artbook di Lord of Arcana, così a cazzo gratis. Perché io vado dal tipo e dico, scusi, c'è l'artbook di Lord of Arcana così a muzzo. E lui guarda e fa tutto. Ah, beh, non abbiamo il gioco, te lo regalo. Grazie. Quindi ve lo faccio vedere perché comunque è bello. Anche preparatevi perché tette! Tette! Ci sono dappertutto. Coperte. Coperto. Mi dispiace per voi. Comunque è un artbook bellissimo. Chi non riconosce? Il Kirin, bastardo! Mostrando. Vedete? Tette! Tette! Cazzo sei tu? Mandragola. Bellissimo. Vedete che Quello è un tette mica. Vabbè, tentacolo rape diverso. sempre tette ha. Vabbè, comunque è bello come. Sarebbe la Collector Edition di Lord of Arcana, solo che. Conteneva anche il CD del colonnello sonore, ma c'era solo l'artbook. Vabbè, noi ci accontentiamo dell'artbook. Era per, è per PSP di Square PSP. Enix, mi Sì, pare, sì. esatto. C'è anche scritto. Un altro gioco, ce l'ho da una vita, però ripeto, sono giochi che ho detto cazzarola, dovevo prenderlo e farlo vedere nel video, ma mi sono dimenticata quando lo faccio vedere in questo. Freedom Unite. Sì, ho anche il Freedom 2 che ho fatto vedere nello scorso video. Eccolo qua. Ho finito Freedom Unite. Ho finito il Freedom e il Freedom Unite. Freedom 2 no. Adesso sto giocando al Third. Giapponese barra italiano perché il mio love ha fatto la traduzione tutta in italiano. Non è che ho fatto la traduzione. Tranne i dialoghi, ma chi c'ha palle di tradursi i Eh sì, vabbè, dialoghi? ma hai fatto tutto il resto. Bravo, bravo E uomo. Poi non mi ha ricompensato a adesso dovere. stai zitto. Poi passiamo a DS e 3DS. Allora, DS, allora 3DS vi dico, vi ricordate che chi mi segue, ho preso Pokémon Y. Non trovo la scatola. Vabbè, chi se ne frega. Allora, Spectrobes, un gioco per DS bellissimo. Pagato 10 euro, non l'ho preso al GameStop. Perché il GameStop è quasi raro da trovare. Sono due di Spectrobes. Questo è il primo, senza scritto niente. Con marchio Un Disney, se gioco. non sbaglio. Sì, è un gioco fantastico. Librettino. Bello pieno. E questa è la schedina di Spectrobes. Poi, giochi che in Italia non è raro, è di più, è molto, molto di più. Sono Dementium. Sono due giochi horror prima persona, bellissimi.
Questo me l'ha regalato codesto uomo di sorpresa, me l'ha trovato nuovo a 20 euro. Nuovo a 20 euro, Dementium 2, mai uscito in Europa. E fatalità in E italiano. fatalità era in italiano e non è mai uscito in Italia, però, ragazzi, veramente Il stupendo. senso del tipo. Vi faccio vedere come sono fatti dentro tutti e due. Questo l'ho trovato al GameStop a 25 euro. E già tanto che l'avevo trovato io, infatti, quando l'ho visto, ho detto porca di quella vacca. Infatti, ragazzi, è un gioco horror bellissimo per DS. Se avete la possibilità di prenderlo, prendetevelo. Schedina, schedina, e librettino del 2, Dementium 2. Che il libretto non è per nulla in italiano, il gioco è in italiano Sì, totale. è 5, è multi-file. È meglio così, quindi non è che mi lamento. E questo è Dementium 1 e Dementium 2, giochi per DS horror che consiglio a tutti quanti. Costano, ragazzi, ve lo dico, ma ne vale la pena averli se amate gli horror e volete dei giochi diversi per DS. Diciamo che spendete un totale di 40 euro, possiamo dire. Se Sì, siete ma voglio fortunati dire, se anche. sì, però voglio dire, non è che neanche un prezzo da dire. Poi, Castlevania Mirror of Fate. Adesso è uscito la conversione in PlayStation 3 HD con Castlevania Lord of Shadow più i DLC. Vabbè. 50 euro nuovo, io invece questo me lo sono regalato mio fratellone a 35 euro usato. Gioco bellissimo secondo me per 3DS. Il libretto è fatto così. Come una specie di Potrete mappa. usare allora Gabriel, Simon, Simon. Simon, Trevor e Alucard. Tre nomi. Questo è dietro. Sono contentissimo di averlo. E questi fatti, ora passiamo a Play 3 che è veloce. Allora, ho comprato questo che darò dentro perché grazie a mio fratellone che l'ha regalato, me l'ha regalato, Vabbè. 25 euro nuovo con i DLC e tutto, gli voglio bene, grazie mille, ma Fa pena. è la merda, non ce la faccio. Non ho parole, guardate. Volevo prendermi anche la Collector Edition, grazie a Dio che non l'ho presa. Vedete, qua ci sono i codici che tanto ho già utilizzato, quindi non è che. Dove potete avere comunque con il colonnello. Ci sarà. Allora, ci sono Apon, X, Hudson e Drake. Sì, quelli di Aliens, di Aliens, insomma, i protagonisti. Apon, X, aiutami. Drake e Hudson. Hudson mi fa morire. Hudson è il mio preferito. Almeno chi conosce il film sa perché Hudson è un grande. Una cosa anche a riprovare di questo Libretto. gioco è che, No, non c'è un suo. È una cioè, merda. il primo capitolo ti fanno affrontare gli alien per tre quarti di gioco soldati. No, ragazzi, veramente. Lasciate perdere, sono stata. Non so perché ho fatto spendere quei soldi al mio fratellone. Scusami, ma devo darlo dentro. Sto schifo. Mi prenderò un Beh, gioco. vogliamo parlare di come uccidi la regina degli alien? Ecco. Poi mi hanno regalato questa, la Steelbook di Dead Space 3, che anche se il gioco è una minchiata, È però bella, le è bello, steelbook sono le sempre Steelbook sono belle. sempre Steelbook. Non uccidi. Un soundtrack? Perché tu uccidi? Ma no, se non l'hanno mai fatto il CD, due CD di Dead Space 3. Vabbè, Non questo, Play chiederlo. 3, questo. Xbox, allora partiamo dall'Xbox 1 e voi direte 1? Sì, perché insieme ai giochi della Play 1 ho trovato queste due meraviglie. Sì, perché i primi due Halo io li ho amati, sono stati dei miei primi giochi Anche per il 3 Xbox Cristo. 1. Bellissimi, cioè 5 euro l'uno, ma ragazzi, completi e perfetti. Ma perfetti, cioè. Come nuovi, 5 euro l'uno. Qua con tutti i vecchi giochi dove facevano vedere il librettino L'unica cosa che rimpiango della prima Xbox è che non ho mai italiano. giocato a Abe Munch Odyssey. Quello lo troverò. Sì, sì, Io sì, riesco a sì. trovare tutto. Vedo. È vero. Guardate che bello, c'è ancora dentro quel codicino per Xbox Dici che vale Live. ancora? Madonna mia, guardate che bello.
Provo di 2 mesi. sì. Poi la colonna sonora originale con... Vai che bella! La guida ufficiale. Quanti ricordi, eh? Eh sì, quanti ricordi. Xbox One per me è stata la Xbox più bella mai stata fatta. Possono dirmi quello che volete, ma era uno spettacolo Xbox All'epoca dell'Xbox One. La vera Xbox One, non quella di merda che è uscita adesso. io all'epoca dell'Xbox ero come un piccolo stupido noob a nerdare su Okami. Va bene. E quindi Xbox One troviamo Halo 1 e Halo 2 in versione... Un attimo. In versione Strafiga Edition, 5 euro l'uno, trovati, ripeto, quando andate al GameStop, voi andate lì, se avete una ragazza, portate la ragazza, fatelo fare la ragazza. Se è un uomo, andate lì, gli fate dire, o dite, ti siete donne. Scusa, non è che hai qualche gioco vecchio come Xbox One? One la prima, dite prima perché adesso hanno fatto la One, che teste di minchia quelli dell'Xbox. La prima Xbox, la PlayStation 1, Nintendo GameCube. Se vi dite di sì, siete alla gandra che vi tirerà fuori il ben di Dio. È sempre così, almeno due o tre cose ve la portate via a pochissimo, 25 centesimi, 5 euro, 2 euro. È andata alla gandra. E questo Xbox 1. Poi, Xbox 360. Purtroppo no, ho trovato solo la Classic, non riesco a trovare quella nuova. È Metro 2033. Consigliato da un mio amico, è bellissimo. Un gioco veramente horror, spara tutto, un contro coglioni. Stupendo, veramente bello. L'ho comprato nuovo a 19 euro al GameStop. Qua c'è anche lo scontrino, ve lo faccio vedere. Vabbè, 20 euro. Perché io tengo sempre gli scontrini, non si Da sa mai. poco è uscito anche il sequel. Sì, The Last Light. Che ragazzi miei, se avete il plus, avrete la fortuna di giocarci gratuitamente, scaricarlo gratuitamente dal plus da questi giorni in su. Questo è il Metro The Last 2033, molto a mio parere più bello di The Last Light. Fa veramente cagare sotto sto gioco. È veramente bello, bello, bello da prendere assolutamente se avete l'Xbox e vi piacciono questi giochi. C'è anche comunque per PC, ricordiamo. Ah sì, è vero. PC e 360. Ora, ultimo gioco. Allora, sì, lo so, è conciato un po' male, devo dire. Però per 15 euro me la sono presa, perché io sono sempre a caccia di ste cose. La Limited Edition di Blaze Blue, Continuous Shift. 15 euro. Perché ti lamenti, dici? Cioè, ho capito, ho cominciato un po' male fuori, però dentro. Allora, gioco. Limited edition, sito. Che vedete? Qua fa vedere tutto, roba del genere. Libretto, giochino. Con tutti i personaggi, fa vedere, bellissimo. E l'artbook più le cartoline. Allora. L'artbook, fino a qua, enorme l'artbook. Qua le cartoline io le stacco, ragazzi, perché tanto poi le metterò. Vedete, aspetta, scusate, eh. Le metto poi io in un posto migliore che tenerle qua, sinceramente. Perché tenermele qua così mi si rovinano. Quindi io preferisco. Ok, questo è l'artbook. Adesso vi faccio vedere proprio prima le cartoline che qui vi fanno vedere innanzitutto però dietro ogni personaggio le specie, gli attacchi, gli attacchi, le parate, bla bla bla, di due personaggi alla volta. E qui l'artbook con l'artbook, le cartoline con diverse immaginette. Questo qui. E dietro abbiamo questi personaggi. No, che carino. Questo. Dietro questi. Sì, Fa un po' Ornstein il tizio. effettivamente sembra tanto Ornstein. Si conoscete Dark Soul. Questo. Anzi, una questa. E Quella è un'Helga sfatta male. questa. Vedete che belle che è? Quando le collector le facevano bene. Oggi una collector buona e dici no. Beh, questa la conoscono tutti. Pure io che non ho mai giocato la conosco. Failing. Anche qui.
questo. Quello di Dementium. Beh, lui, penso che è il personaggio principale, conoscono. Intendi la povera creatura che si sta ingozzando? Queste sono le cartoline con dietro tutte le mosse, bla bla bla. Ora, qua abbiamo un artbook enorme che, vabbè, non vi faccio vedere tutto così, però è stupendo. Ripeto, per 15 euro, anche se magari non è un gioco che vi piace o sono belli da avere, perché comunque ci sono i disegni, sono fantastici, Oltretutto, ragazzi. se fan di picchiaduro, lo consiglio vivamente io. Comunque, Blaze Blue è una bella saga di picchiaduro. La Esatto. grafica è invece in stile anime. È in stile anime, Eccolo qua. però Questo non è da ripudiare in nessun senso. comunque è la cosa. Sì, avete ragione, non è conciata benissimo, ma ripeto, il dentro è perfetto e ne vale la pena comunque davvero. Questa è la collector per 15 euro, voglio dire, non li vale? Sì, li vale assai. Ora metto via tutto, perché questi qua io preferisco metterli in un posto. Preferisco tenerli così che tenerli qua, perché qua escono e si rovinano. Mettiamo via. Queste è il tre quarti di quello che ho preso, perché tutto il resto è da un'altra parte. Come giochi, alcuni giochi Play 1, Play 2, bla bla bla, che non ho avuto la possibilità di farvi vedere, ma piano piano ve le farò vedere. Vabbè, ovviamente ditemi la vostra, cosa ve ne pare dei giochi, se c'è qualcosa che vi è piaciuto particolarmente, se avete delle domande, eccetera, eccetera. Vi saluto qui perché anche questo video magari è abbastanza lungo. E niente. 30. Porco Dio. No, l'ho detto, porca puttana, pacca! Niente. Vabbè, c'è gente che spara bestemmie ogni 3 secondi e a me me ne è scappata una. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti, un bacione da Revi e dal mio caro Pulcino. Saluti. Ciao.